Ciao, allora oggi volevo chiacchierare un po' con voi e volevo parlarvi di un libro. Normalmente faccio le recensioni sul blog dei libri che leggo, ma in questo caso ho pensato che fosse meglio un video per parlare anche un attimo delle immagini del tutto. Di che libro parliamo oggi? Allora, di questo. Si chiama Senza zucchero aggiunto la Bibbia di Sue Quinn, ma ora ve lo mostro meglio, eccolo qua. Dice di imparare a cucinare con gli zuccheri buoni della Guido Tommasi Editore, ma ora ve lo faccio vedere tutto meglio. E questo libro mi è stato consigliato da Maghetta Starghetta, Iaia. Ciao Iaia, oltretutto perché è un'amica, oltre che una ragazza che seguo davvero con passione. Prima di iniziare, sapete che io non amo cucinare, io non so cucinare, però l'ho trovato utile non tanto per le ricette, che comunque qualcuna proverò a fare, ma anche per proprio quello che spiega ed imparare. Io non sono mai sazia. Per farvi vedere questo libro, cercando di fare un video abbastanza di qualità, finalmente vi presento, perché io lo usavo da tempo ma non ve l'ho mai presentato, il leggio a forma di mucca. Eh sì, non commentate, va bene, a posto, senza commentare. Quindi iniziamo, che vi mostro un attimo tutto quanto il libro. Allora, ecco, ci abbiamo detto che intanto il libro è di Sue Quinn, Senza zucchero aggiunto, la Bibbia, imparare a cucinare con gli zuccheri buoni. Guido Tommasi Editore. Il prezzo è di 14,90 euro. Allora, come vi dicevo, intanto lo mettiamo sul mucca leggio, così siamo più comodi. Ecco qui, le inquadrature sono quelle che sono, ma sto cercando di imparare un attimino. Non è tanto per... Tanto guardate tutta la prefazione che la trovo valida, io la trovo davvero valida. Non è tanto per quello di cui parla, delle ricette o il resto, che ecco, io non sono proprio una gran esperta in cucina, ma anche per... i vari tipi di zuccheri nocivi, gli zuccheri buoni. Ho imparato che il dattero in ogni sua forma è un dolcificante fantastico, anche la purea di mela, quindi proprio le cose che ho imparato. Qui mostra, non so se riesco a zoomarvelo un pochino. Ecco. Qui mostra quali sono gli zuccheri buoni, gli zuccheri cattivi, i prodotti da evitare, e davvero l'ho trovato valido per questo motivo. I motivi per evitare lo zucchero. Cioè, ho trovato che sia un libro non tanto solo per le ricette, ma proprio per quello che si può fare ed evitare con lo zucchero. Poi iniziamo con le ricette. Allora, io parliamo un attimo delle ricette. Ho trovato che è molto bello il modo in cui sono, come si dice, impaginate. Perché abbiamo tutto lo sfondo bianco che lo rende molto naturale, e poi tutti gli ingredienti sono descritti in questi tutti quanti in queste ciotoline, che ho visto che è un modo classico che ha anche Yaya, Maghetta Straghetta, per presentare le varie ricette. Quindi gli ingredienti sono divisi, oltre a essere elencati sotto, sono proprio divisi in tutte le ciotoline, ingrediente per ingrediente, più come viene la descrizione, che è sempre molto corta, e poi proprio come si presenta, ed è bello perché la foto su sfondo bianco. Quindi l'ho trovato davvero un libro molto interessante, la granola, vogliamo parlarne, e poi tante altre ricette che sono più o meno interessanti, dolci, spuntini, tanti dolci soprattutto. È un libro che ho trovato davvero molto valido. Grissini all'arancia, ne vogliamo parlare? Di queste ricette sono sicura che qualcuna ne farò. Muffin ai mirtilli, anche questa la voglio provare assolutamente. Ci sono quelle ricette che possono essere provate, altre invece le evito proprio perché o hanno troppi ingredienti o hanno una descrizione troppo lunga e assolutamente non ci penso di farla, non è per me. Comunque consiglio questo libro, come nel mio caso io l'ho trovato in biblioteca, quindi la gelatina di lamponi, e la trovo semplice, semplice da fare, potrebbe essere anche gustosa.
pie di mele, tanti dolci. L'ho trovato in biblioteca, quindi prima gli do un occhio così prima di comprarlo e penso che sia uno di quei libri che se trovo posso comprare perché ho imparato davvero tante cose e chi mi conosce bene lo sa, io sto molto attenta allo zucchero in cucina. Quindi questo è un libro davvero molto molto valido. Guardavo l'edizione se c'è scritto di quando è uscito. Intanto lo sfogliamo, forse alla fine. 2015. È 2015. Sì. E basta. Trovo che questo sia un libro davvero valido, non tanto per chi vuole cucinare, anche per trovare degli ingredienti, ma proprio per imparare. Io davvero nelle prime pagine ho imparato tante cose che mi possono interessare. Eccoci, abbiamo un attimo rifatto l'inquadratura. Allora, non so bene cosa si può essere visto di questo libro, comunque davvero ve ne ho parlato e vi ho fatto vedere tutte le immagini. Quello che posso dire è che, ecco, mi ero persa una ricetta che invece volevo farvi vedere, che sarà di quelle che sicuramente provo a fare perché è semplice. Chips alle mele, questa la faccio sicuramente e poi vi dico. Quello che volevo dire è che è un libro valido non solamente per chi, come ho già detto, vuole cucinare, ma anche per imparare. Ad esempio, ho imparato tra le altre cose, se lo riesco a trovare, eccolo qua, alimenti dietetici, quelli da evitare, quelli da privilegiare. Ad esempio, la maionese light, parliamo di 100 grammi di prodotto, contiene 4 grammi di zucchero, mentre la maionese classica ne contiene meno di un grammo. Quindi stiamo attenti ai grassi, stiamo attenti agli zuccheri, guardiamo cos'altro c'è dentro. C'è un attimo da pensarla anche su questa. C'è poi per varie tipologie, cosa privilegiare, cosa evitare. Ecco, ci può stare lo strappo alla regola, sicuramente una volta ogni tanto anche un qualcosa di con tanto zucchero, soprattutto per Pasqua, zucchero a gogò abbiamo avuto. Ma sempre, continuamente, tutti i giorni, c'è un attimo da stare attento anche a questo. L'ho trovato valido, che altro dire? Io ve lo consiglio e grazie Yaya perché me ne hai parlato. E tanto tutti i libri di cui mi sta parlando che mi intrigano li sto cercando, quindi. Allora, intanto fatemi sapere se l'avete provato e se l'avete letto, se vi interessa e come vi è trovato. A me piacciono le immagini, ve l'ho voluto far vedere in video e non solamente parlato sul blog, scritto. Perché mi intrigano le immagini. E quindi con questo è tutto. Fatemi sapere se questo tipo di video vi può piacere, magari con inquadrature migliori, ma adesso me la studio un pochino meglio. Ed è al prossimo video. Ciao!